io direi di cominciare da due tappe. Una è naturalmente quella un po' di un curriculum piuttosto complesso. Cercherò di semplificare, che è molto difficile, però sostanzialmente potremmo dire alcune cose. Poi parleremo subito sulla prima delle tematiche in considerazione nella scaletta, che è quella della famosa adiacenza, che è naturalmente il tipo di poetica, insomma, definizione poetica, insomma, tipologia di ideale poetico che Adam Vaccaro ha tracciato in vari saggi, soprattutto uno del 2001. Allora, chi è Adam? Lo conosciamo tutti, è di Bonefro, pensate, Bonefro in Molise. Alexa, stop. Bonefro in Molise, lui è del 40, tanto per non dire l'età, però abita a Milano. Da quanti anni, scusa Adam, a quanti anni sei venuto a Milano tu? Io sono venuto a 19 anni, quindi sono praticamente 72 anni che sono qui a Milano. 72 anni per Bacco. Allora, tu hai No, cominciato. scusa, non vorrei esagerare. 62. 62 anni. Allora, nel 78 lui ha pubblicato La vita nonostante, che tra l'altro è un titolo che lui cita anche in rapporto a una delle tematiche che affronteremo, la poesia come resistenza. E non lo dico soltanto io, lo dice lui stesso, Vaccaro, e lo dice qualcuno anche per lui, come Joe Ferry e altri personaggi famosi che lui ha conosciuto, no? Resistenza, una parola che secondo me c'entra molto con il tipo che Vaccaro è. Strappi e frazioni del 97. Strappi e frazioni mi ricorda il primo, credo, il salotto che ho fatto con Adam Vaccaro, libro di poesie, ma soprattutto è rimasto memorabile la presentazione della casa sospesa. Io ho fatto un lungo saggio su questo libro, ne dirò qualcosa. Joker, Novi Ligure, 2003. Poi mi ricordo anche questo La piuma e l'artiglio, pubblicato a Roma. Ecco, più recente è questo SIDS, che è un libro naturalmente in italiano e tradotto a New York, appunto in inglese, 2014. SIDS vuol dire semi, e anche di quello ho parlato, l'ho presentato, credo fuori però del salotto, se non sbaglio. È una raccolta scelta da Alfredo De Palchi, questo amico che abita in America, se non sbaglio, di Adam. Con traduzione di Sean Mark. Poi io qui ho, ecco, Tra lampi e corti, questo qua ce l'ho ancora qui perché gli altri, come diceva Vaccaro, ce l'ho in tutto l'archivio del salotto, insomma, che è pieno ormai di libri, credo che siano 300 libri che ho nell'archivio del salotto, se non di più. Lampi e corti, ecco, questo è del nostro amico Saia, che non si affaccia mai, Saia Edizione, del L'ho 2019. invitato, ma non so se riesce. Ah sì? Ah, bravo, bravo. E qui naturalmente c'è una bella, tra l'altro, ritrattazione di un signore che io devo aver conosciuto tempo fa, che è Alessandro Muzzoli, e anche lui è uno che parla praticamente di Adam Vaccaro, nella fine della prefazione, come un poeta della resistenza, dando a resistenza un'accezione chiaramente politica, civile, non ideologica. Credo che Adam non accetti questa definizione. Esatto, È infatti. esatto. Poi naturalmente lui ha pubblicato anche nell'arte Spazi e tempi del fare, che è un titolo di un libro d'arte, Sontuosi accessi, superbo sole, questo con dei disegni, insomma potrei dire tantissime cose. Ha lavorato con Mario Lunetta in questo libro che si intitola Labirinti e capricci della passione. No, scusami, Mario Lunetta ha fatto la La prefazione. prefazione. È sempre stato un libro d'arte insieme a Romolo Calciati, con Esatto. cui ho fatto anche Spazi e tempi del fare, un grande amico e grande partner creativo. Forse sei tu che mi hai fatto conoscere lo scomparso Giuliano Zosi, appunto musicista. Credo che l'abbia conosciuto proprio quando stava con te una volta. E praticamente con Zosi e altri musicisti, appunto, ha realizzato concerti addirittura di musica e poesia. Ecco, qui leggo nel suo curriculum che è stato anche tradotto in spagnolo e in inglese, appunto, ovviamente. Poi ci sono tantissime cose. Allora, io segnalo, proprio per non farla troppo lunga, il 2001 come un anno importante perché ha scritto, secondo me, il suo libro dei saggi, che io
ritengo centrale per la sua poetica, che si intitola Ricerche e forme di adiacenza, adiacenza con la maiuscola, perché questa è la parola chiave per capire, io direi, non tanto la poesia di Vaccaro, quanto la poetica. Infatti lui sta ben attento, mi ricordo che me lo disse anche personalmente, a non confondere poetica e poesia. Cioè non è che la poetica dell'adiacenza, per esempio, diventa un letto di Procuste per definire o dettare, no? Come se fosse una corrente, una moda, il tipo di poesia che lui fa o che voi appunto fate. Qui ci sono vari poeti. Un po' come diceva appunto Oldani, non è che il realismo terminale deve praticamente guidare e pilotare la poetica dei poeti realisti terminali, altrimenti diventa veramente qualcosa che in letteratura non va. Però un certo tipo di orizzonte naturalmente c'è anche nel mondo poetico di Vaccaro, alla luce del quale si possono anche leggere tante poesie. E noi questa sera, lui ha fatto anche una sorta di elenco di poesie rappresentative, leggerà insieme a Simona Albano, che ne legge almeno 4 di poesie, e forse anche al sottoscritto alcune poesie. Quindi noi alterniamo, diciamo, fra la parte teorica, breve, deve essere Adamo un discorso veloce tra di noi, se è possibile, anch'io mi devo controllare, e sì, poi è la parte appunto poetica. Ora è chiaro che Adam Vaccaro è il fondatore di Milano Cosa, che quante volte me l'ha detto, mi raccomando Roberto, si scrive tutto attaccato, Milano Cosa. Ecco, chi scrive Milano e Cosa da parte non sa che cosa è Milano Cosa. E quante volte abbiamo parlato, no? Ora, tanti l'hanno scritto separato per anni, nonostante fossero magari anche soci. infatti, figuriamoci. Dov'è? Bene. Io scelgo proprio dei personaggi famosi che lui ha conosciuto. Lui ha conosciuto il famoso, ha scritto di lui anche il famoso Giorgio Barberi Squarotti, ricordate? E tra l'altro ha scritto anche sul mio primo libro, L'Ingorgo, questo grandissimo critico di Torino, se non sbaglio, che era molto una persona squisita, simpatica. Purtroppo non l'ho mai conosciuta personalmente. E poi Domenico Cara, l'ho conosciuto anch'io tanto tempo fa. Roberto Caracci, l'ho conosciuto anch'io. E poi c'è Giuliano Gramigna, conosciuto come colui che è intervenuto, il famoso Gramigna. Vincenzo Guarracino, che è ancora vivo per fortuna, e che anche ha fatto delle raccolte in cui ha partecipato la stessa Simona Albano, a una delle raccolte, vero Simona? Condotte da Vincenzo Guarracino. Poi ecco un altro personaggio famoso, l'amico di Pasolini, Francesco Leonetti, che io ho avuto la fortuna di conoscere, un tipo strano, ma devo dire geniale, nel senso che è stato amico anche di Vaccaro, sì. E ha scritto anche su Mario Lunetta, Giorgio Luzzi, poi Giancarlo Marino. Ecco, qui naturalmente dovrei fare un minuto di silenzio su Giancarlo Marino, perché Adam Vaccaro non solo l'ha conosciuto, ma l'ha stimato tantissimo, e devo dire che è stato il primo poeta di cui lui parlava con un certo entusiasmo. Ne parlereste ancora così, Adam? Di Giancarlo Marino. Ma ovviamente tutto sai come i grafici, se tu fai un grafico di una settimana sembrano delle montagne le oscillazioni, se fai un grafico di 10 anni le oscillazioni si diventano più morbide, insomma, no? Meno e quindi diciamo sarebbero discorsi molto lunghi, certo. In questo momento, però diciamo sono amici e partner che in vari modi mi hanno aiutato a cercare una mia strada, e senza di loro, ma con le centinaia, tu ne hai nominate alcuni, le centinaia di incontri, personaggi più o meno noti e amici, tra i quali parecchi sono qui presenti, senza di loro io sono in questo momento, voglio esprimere la mia totale gratitudine a queste persone presenti e non presenti, perché senza di loro io non sarei
quello che sono. Questa è la realtà. Quindi ho avuto, mi ritengo estremamente fortunato, anche se ho provato con un certo coraggio a cavallo tra gli anni 90 e i 2000 ad avviare questa iniziativa di Milano Cosa, è diventata anche più grande di quella che io stesso potessi immaginare. Abbiamo fatto delle cose importantissime e senza di questa esperienza, ripeto, io non sarei, non avrei scritto e fatto quello che ho scritto e fatto. È stato una fonte, un alto forno, voglio dire, che mi ha riversato tanta energia, insomma, no? E idee. Intanto, per Adam, intanto ti presento una delle più belle cose che tu hai fatto, Claudio, che si sta affacciando. Ciao Claudio, tuo figlio. E lui? Non so. Ciao. Se... Ciao Claudio. Ciao, io faccio l'intruso. Ciao Claudio. Con chi è? Quale Claudio? Quale Claudio? Ce ne sono diversi di Claudio. C'è Claudio Zanini, di cui mi sono occupato di recente con un libro che consiglierei a tutti. Ho fatto la mia recensione su Milano Cosa. È un romanzo che è anomalo anche quello, è un'eccezione rispetto a tanta narrativa che corre e va come acqua sul vetro. Questo qui è un romanzo che consiglierei. Claudio grazie. Zanini. Approva, anche perché Claudio... Grazie Adam, grazie. E poi sì. Ovviamente saluto mio figlio che non mi aspettavo riuscisse. E che ha rischiato la carambata. Esatto. Il figlio di Adam, Claudio, ha rischiato di essere mio alunno, pensate, perché era nella mia... Io davo per scontato che fosse stato tuo alunno, no, invece no. Era nella classe a fianco, facevo un casino, infatti. No, per un'ora è stato mio docente. Bravo. Facendo una supplenza. Mi è cambiata la vita. Per un'ora di supplenza, vero? Sì. E su cosa verteva la supplenza, Claudio? Hai fatto lo show come in tutte le supplenze che facevi. Infatti, basta. Io questo mi passa la palla, Claudio, voglio dire questo, non è che lo voglio dire per amicizia o cortesia di ospite, ma Roberto Caracci è una delle... dei protagonisti anomali anche lui rispetto ai tanti che girano in maniera autoreferenziale su se stessi e sul proprio ombelico, perché è capace di occuparsi, sono ormai decenni e decenni che si occupa di centinaia di autori, quello che apprezzo è che lo fa con competenza, approfondimento, generosità, ma soprattutto con spirito gioioso. Questo non lo fa con spirito cattedratico, quindi complimenti e un applauso virtuale a Roberto. Molto virtuale. Alexia, mi metti una sviolinata? No, la sveglia, la sviolinata. Alexia, stop. Grazie Adam, troppo, troppo buono. Era dovuto, perché diciamo tanti, io ho ricevuto, ho ospitato centinaia anch'io con Milano Cosa di partecipanti, ma pochi sinceramente sono stati quelli che l'hanno fatto con quello spirito di ricerca di scambi veri e approfonditi. Come fai ad esempio tu, insomma. Ecco, intanto Adam ha già anticipato una delle tematiche che forse si possono affrontare, ma anche di passaggio, sia quella dell'autoreferenzialità degli intellettuali, che sta sulle balle sia a lui che a me. Cosa vuol dire l'autoreferenzialità? Promuovere soltanto se stessi. Purtroppo sia io che Adam lo sappiamo, conosciamo, senza, non facciamo nomi neanche cognomi, però effettivamente io e Adam abbiamo una cosa in comune, che è lo spirito del gruppo,
quella che si chiama coinonia, praticamente, lo spirito della comunità, forse perché siamo figli degli anni 60 e 70, cioè non ci piace fare cultura da soli, non ci piace la cultura masturbatoria, onanistica, di chi promuove soltanto se stesso, il narcisismo degli intellettuali. Io per questo ho provato, e credo anche Adam che l'ha detto nella presentazione di Milano Cosa al Grechetto, ho provato sempre a creare una rete. In effetti, come ho detto ad Adam e come Adam, il salotto, come Milano Cosa, erano delle cellule che hanno senso se stanno all'interno di un tessuto di cellule. Non hanno senso da solo, non possono stare in piedi da solo, né Milano Cosa, né il salotto Caracci. È un modo per fare, come dire, quello che Adam chiamerebbe in SIDS seminagione, disseminazione. Questo piace fare. Il rapporto con gli altri, sperando che naturalmente non si esca mai dall'orizzonte dell'amicizia, ci si tuffi in quello della competizione, cioè del solipsismo. Scusami Roberto, un altro breve inciso importantissimo che devo fare prima di slacciare i cavalli e procedere, insomma, no? Un pensiero speciale, profondo a Anna Maria De Pietro e Marcello Montedoro, che ahimè, con i quali io ho condiviso un quarto di secolo della mia parte finale di questa ultima fase della mia vita dentro Milano Cosa, Anna Maria De Pietro come poetessa e Marcello come diciamo era ingegnere, come mi ha collaborato in maniera importantissima sul piano digitale per le realizzazioni di Milano Cosa, e purtroppo sono stati anche loro vittime delle perdite dell'ultimo anno, dell'anno scorso. In due mesi sono scomparsi anche loro. Devo ancora, lo confesso, elaborare la scia di questo lutto, sia di Anna Maria che di Marcello. E quindi qui li utilizzo come approccio e avvio di una breve chiosa su Milano Cosa rispetto a quello che tu hai detto. Se c'è qualche amico che il rapporto a Anna Maria in particolare vuole dire qualcosa in questo momento, ben volentieri. Scusami Roberto se lo chiedo io, insomma, no. Se c'è qualcuno che vuole integrare questo richiamo mio, per non fare un richiamo per voce sola, ben volentieri. Sì, se posso. Prego, prego Gigi. Prego. Luigi Cannillo, Ah, ciao, sì, Luigi. Sì. Non t'avevo visto. Erano presenti in molte iniziative anche di altri autori e del Salotto Caracci, e li ricordo a fianco a me in cene, in situazioni, quindi sono stati soci di Milano Cosa e amici del Salotto Caracci. Ecco, e ad Anna Maria io ho cercato di dedicare così una piccolo ricordo sul blog della Casa della Poesia del Parco Trotter, e lì una micro antologia. Si potrebbero dire molte cose, forse ci vorrebbe molto più spazio. Sicuramente oltre la persona, l'amica, gli amici, per i quali è difficile, credo, rielaborare il lutto per chiunque abbia condiviso queste decine di anni insieme a loro, vorrei ricordare Anna Maria come una grande autrice e, per chi ama la poesia, l'esempio di come attraverso la poesia si possa leggere il mondo, perché nelle sue poesie si riflette come percezione tutto, qualsiasi contenuto entra nella poesia, e quindi la poesia si relaziona a tutto, e ovviamente con i suoi strumenti, che nel caso di Anna Maria erano strumenti
raffinatissimi che riguardavano proprio il ritmo, le figure retoriche. Quindi è un ricordo duplice, gli amici e l'autrice. Grazie Luigi. Invece Adam, scusa un attimo, volevo dare io un ricordino di Marcello. Marcello sì. Mi ha proposto di etichettare tutta la mia biblioteca ad un, di fare come si dice, il catalogo. Lui era bravo a catalogare appunto le cose, era diciamo veramente... Ma lui la sua biblioteca l'ha catalogata in questo modo e io gli invidiavo questo. E se avessimo avuto tempo e occasione, gli avrei chiesto di mettere un po' d'ordine nella mia caotica biblioteca babelica. Va bene. Allora, dopo questo dovuto omaggio, io dunque tra tutti i personaggi che hai conosciuto, almeno l'ultimo volevo citare, perché è stato anche qua, nella sua geniale follia, Cesare Viviani. Ecco, visto che anche lui ha scritto qualcosa su di te, lo psicanalista. Lui è stato molto generoso con me, ha scritto che io ero per lui, secondo lui, il principale erede di Antonio Porta, insomma. Esatto, infatti. Perché tra le citazioni, adesso non per farti un omaggio che a volte porta sfiga, però volevo dire alcune citazioni che hanno di autori famosi su te. Per esempio, nell'introduzione alla Piuma e l'Artiglio, un libro di poesie, c'è Dante Maffia che praticamente dice: è raro oggi trovare una poesia che abbia tanta verità tecnica e tanta verità di senso, come diceva Raboni. Adam Vacari invece sa quel che fa. Beh, è bello che qualcuno ti dica: tu sai quel che fai. È consapevole delle sue qualità e conosce la dovizia del suo animo. Beh, che parole. Ecco perché è riuscito a darci un libro intenso e coraggioso. Poi c'è Joe Ferry, che tu citi sempre, e che di te, nella postfazione La casa sospesa, ha scritto: è uno di quei poeti, pochi per la verità, anche fra i maggiori, che non scinde mai la propria produzione creativa da una ricerca critica complessiva, questo è vero, in relazione a un'antica ma inevitabile domanda, di natura squisitamente filosofica, se non addirittura biologica. Che cos'è la poesia? Perché la poesia? Ed è vero che appunto Vaccaro, in effetti, ogni volta che lui fa poesia, si chiede, sembra chiedersi che cos'è la poesia, nel momento in cui la fa. E poi c'è Maiorino. Maiorino ha fatto l'introduzione a Strappi e frazioni, quello che ho presentato al Salotto, ma non solo, e dice Maiorino, diceva, un elemento costitutivo costante agisce quale sostrato e metodo di omogeneità. È ciò che Vaccaro da sempre definisce adiacenza. Quindi è Maiorino appunto a citare questo termine, restituendo con ampio spettro di procedimenti la pregnanza di una quotidianità mai eticamente svincolata. La frase è un po' complessa, ma credo che sia lusinghiera detta da un poeta che per certi aspetti, almeno nella prima parte, assomigliava a Vaccaro, o Vaccaro assomigliava un pochino a lui. Poi c'è una citazione di Mario Lunetta, che è interessante, da poeta moderno, Vaccaro fa slittare senza tregua su se stesse, come in una toboga invisibile, le irte fratture dell'ess, ecco qui che compare una delle tre modalità, e la tenerezza riequilibratrice della coscienza rasserenata. Il sangue e il miele si alternano in modi quasi voraci. Bello questo. Con strappi laceranti o carezzevoli, con sentimenti. È una lingua lirica della crudeltà. Ma credo che sia una delle cose migliori che sia stato scritto su te. Una lingua lirica della crudeltà, questa di Vaccaro, di sapore vagamente, addirittura campaniano alla campana. E poi appunto Cesare Viviani. Ma non dico... No, il sapore campaniano non so quanto ci sia, però quello simolo di lirica della crudeltà, quello mi ci ritrovo, mi ci vedo. E con i testi che leggeremo magari certo, mi auguro di poter trasmettere agli amici presenti. Volevo, scusami, in maniera molto sintetica, per gli amici che non hanno mai sentito nominare questo termine adiacenza,
fare un brevissimo una brevissima sintesi che lo collega a quello che tu hai già avviato a dire, cioè per me la poesia è ricerca. Ora, questa ricerca che comincia fuori dai libri e sbocca nei libri, per me è sempre stato connesso a quella che Biagio Cipollaro, in una lettera del 2008 che mi ha scritto ed è inserita nel sito di Milano Cosa, riconosce in me e in Milano Cosa una azione contro la corrente anomica. Cioè, per me la poesia è sin dalle origini quella che dà il nome alle cose, no? E non quella che ruota su se stessa come un pavone. Per poter fare questo, io ho dovuto, non è stato voglia così strana, ma ho dovuto costituire Milano Cosa e parallelamente sviluppare la ricerca teorica su che cos'è, per poter rispondere a quella domanda, che cos'è la poesia. Quindi i tre pilastri per me della mia ricerca sono ricerca teorica e prassi poetica, che hanno avuto bisogno di diciamo come strumenti di autopoiesi della mia identità, hanno avuto bisogno di creare una confrontarsi con una realtà socioculturale, creando ad esempio Milano Cosa, per poter scambiare lingue e modalità di essere senza le quali io non riuscivo ad andare avanti. Non mi bastava scrivere su me stesso come scrittura intimistica, assolutamente. Per me voleva dire andare sia nelle mie profondità, ma sia anche nel territorio in cui ci troviamo a vivere. Senza il territorio, per me è l'incrocio di tempo e spazio, quindi di un testo, il territorio come testo e il testo come territorio, avviando continui interscambi al fine di poter fare interagire le varie lingue. Anche l'iniziativa che ha dato l'avvio a Milano Cosa e quel convegno Scrittura e Realtà, la domanda era: che cos'è questa realtà senza la quale la scrittura non riusciva a dare quei nomi che dal mio punto di vista cerca di dare. Ma tutto alla fine si finisce per sfociare nelle lingue, la pluralità delle lingue, dei linguaggi, non solo delle discipline di vario tipo, dalla filosofia all'architettura alla psicoanalisi, eccetera, ma anche la scoperta che, proprio attraverso la psicoanalisi, che le lingue che noi abbiamo nel nostro corpo non è una quando si parla di lingua, no, sono una quantità indefinita di linguaggi, sia dei sensi, sia della nostra profondità dell'ess, sia dell'io, sia del quello che chiamiamo superio. Quindi adiacenza vuol dire trovare dei momenti in cui riusciamo a sentire quella cosa difficile da nominare, che è bellezza, che è verità, in cui
un oggetto, una forma di qualunque tipo, sia in versi sia in altri modi, ci dà quella sensazione di totalità e di riunificazione della nostra totalità. Questo vuol dire adiacenza. Se Jasper diceva che la nostra forza è nella scissione, io dico che l'arte è una forma che riesce a creare dei momenti di quelli che io chiamo orgasmi mentali, in cui le nostre varie parti ritrovano la fragilità di momenti di unione che normalmente non abbiamo. Questa è la realtà per me e la complessità del fare, della ricerca poetica e artistica, poesia in senso, nel senso più ampio possibile. Scusate se l'ho fatta lunga. Praticamente era un po' la risposta a quello che stavo per dire, perché questo è il primo grande argomento, no, di questa serata, che è la tua tematica delle adiacenze. Io ci ho scritto tempo fa, adesso riassumo soltanto il mio modo di vedere questa tua teoria, naturalmente un po' semplificandola, un po' trattandola in forma divulgativa, come sempre faccio quando spiego anche ai miei ragazzi, essendo comunque sempre un insegnante, piacendomi il fatto che le cose siano chiare e siano veramente espresse in maniera più semplice possibile. Praticamente Vaccaro, ormai da tanto tempo, no, dice che sostanzialmente esistono tre tipi di forme linguistiche, le chiama galassie operative del linguaggio. Cioè quando noi parliamo, quando noi trattiamo la poesia o facciamo appunto poesia, coinvolgiamo tre aree mentali. Queste tre aree mentali, chiaramente, come tutti sanno, lui le prende dalla tripartizione freudiana, praticamente dall'io, dall'esse e dal superio. La modalità dell'io è quella dell'area, dice, analitica, dell'astrazione, dell'uso appunto metaforico. Il monopolio dell'io, quello che non va bene per la poesia, secondo Vaccaro, è quello che naturalmente è quello dello scrittore che dice io, che dice ego, cioè si sente la sua presenza anche quando non parla di sé, ma soprattutto l'analisi rinvia sempre a questo ego, che naturalmente è devastante, no? Nella poesia, quando è da solo, parlavamo del narcisismo, dell'autismo e dell'autoreferenzialità. Poi chiaramente c'è la modalità dell'inconscio, la modalità S la chiama lui, che è il modo affettivo corporale, lui dice della metonimia, del materialismo, dell'inconscio poi sostanzialmente, quando ci si lascia andare, no? Il modo dell'abbandono poi sostanzialmente. Per esempio lui fa un esempio che è quello della poesia surreale. Ricordate la poesia Ex Machina? Ricordate come scrivevano con la pancia a volte staccata dal cervello, quelli del gruppo 63, gli sperimentalisti degli anni 60? Era una poesia illeggibile, a parte Sanguinetti e qualcun altro, ma tutta affidata a questa modalità dell'inconscio scatenato a briglia sciolta. E poi la terza modalità quale sarà? Per forza è quella del superio. Il superio che è il modo legato ai valori, no? Come dice giustamente Adam, legato all'etica, a quello in cui noi crediamo. Ma anche questo superio, se condiziona tutta la poesia, fa quello che il mio amico Paolo Pagani, che oggi forse non c'è, chiama la poesia didascalica, cioè quella che vuole insegnare, no? Alla Manzoni, per esempio. Cioè il didascalismo in poesia vuol dire che tu vuoi attraverso la poesia dare dei messaggi, però inflazionando il messaggio, soprattutto quando il messaggio è collegato ai valori, che poi in fondo è il poeta, il vate, il poeta ex cattedra, quello che oggi direbbe te la dico io che cosa vuol dire la pandemia, cioè te la dico io, ascolta me, che nei versi te lo dico. Questa modalità non è, cioè da sola, guasta qualunque, ecco, l'adiacenza in effetti che cos'è se non la sinergia fra queste tre modalità dove c'è pancia e cervello, inconscio e conscio, naturalmente valori e abbandono. Ecco, quindi la terminologia è psicanalitica, però nella poetica di Vaccaro tutto quanto è strumentale. Un'altra cosa che lui dice nella adiacenza, soprattutto nel saggio del 2000.1, è che la poesia è fatta di corpo, questo lo sappiamo, no? Si deve legare al corpo, ai sistemi percettivi del corpo, alla pluralità, agli organi, alla materia.
Perché se naturalmente il linguaggio dimentica il corpo, dimentica le sue origini. Lui è anche un lettore di Galimberti, se non ricordo male, Adam, di Merleau-Ponty, e tutti quelli che fanno della percezione qualcosa di fondamentale rispetto alla parola astratta, avulsa, no? Quella cristallina dei neoclassici. Ecco, poi cerco di arrivare appunto alla fine di questa piccolo riassunto. Lui praticamente distingue fra il soggetto scrivente, che lo chiama SS, non è bello, ma lo chiama SS, soggetto scrivente, e l'SSC, che è il soggetto storico-sociale. Però dice qualcosa che forse avrebbe condiviso anche avrebbe anche un Pasolini, no? Ma anche un Maiorino, che il soggetto non deve mai l'SS non deve mai staccarsi dall'SSC, cioè dal suo essere storico, quindi dall'attualità. Una poesia non attuale. Anche questa è una delle modalità con cui si può esplicare il discorso dell'adiacenza. Esatto. Cioè, degli autori che sono estremamente diversi, in cui c'è uno iato molto forte tra soggetto scrivente e soggetto in carne e ossa, sinceramente credo che siano i meno importanti. E dici quello che dice molta filosofia degli ultimi decenni, cioè il soggetto non esiste se non è in relazione, ovviamente, ma non soltanto in relazione con gli altri, ma con il corpo e con la storia. Quindi una poesia che vuole farsi leggere è una poesia interrelata, e quindi fusa o confusa col corpo, con la mente e con la storia, naturalmente. Ecco, per esempio, due cose finali su questo discorso. L'ideologia. Sì, perché poi conviene leggere qualche poesia, perché sennò questi ci ammazzano. Sì, allora dico soltanto, l'ideologia è una, come dire, un'inflazione, no? della mente, e quindi in questo caso dell'io e del superio, sopra il corpo della poesia. Quindi il rapporto ideologia-linguaggio tu lo tieni in considerazione. E questo è anche altre cose, vabbè, che a questo punto non dico, perché passiamo alle poesie, fanno parte di questa specie di sinergia, di croce di galassie mentali che Adam Vaccaro ha sempre teorizzato. Ecco, leggerei una prima poesia che spero possa, mi auguro che possa trasmettere questo intreccio complesso di cui abbiamo parlato, insomma, no? Un intreccio che noi leggeremo un po' di poesie, ma vi troverete sempre in tutte le poesie sia il discorso quello accennato del tempo, quindi presente, passato, memoria e oblio, sia il discorso, un altro intreccio molto da me molto sentito, tra eros, caos e cosa, che si intrecciano l'uno con l'altra come termini, insomma. E poi un discorso rivolto a un altro nodo che c'è nei miei testi, una sorta di nodi socio-sintetici riguardo alla realtà del contesto. Io leggerei questa prima poesia, di servizi d'amore. Sì. È come dire, l'amaro conviene sciolto in dolcezza, svellire l'ire, il bianco fioro, il bianco fuoco, e virarlo su bastoncini di vaporoso zucchero filato, come fare dire: ti bacio, anima mia, con tenerezza ovattata, assaporata a lecca lecca, e rivoltarsi eleganti gesti da sfilata in un letto di seta.
ma stai più là, serenità recitata. I denti li lascio su quella scrivania, 8 secoli al giorno, poi la sera mi ciglia un calore di moglie, la lingua in bocca giusto per medicare, giusto per ricominciare. E con te che faccio? Dolore al tepore, più in là si spara, più in là è l'inferno di una fame infinita, riflesso oscuro, lamento della mano più bianca dello sfruttamento. Ma fatti una pizza, goditi la vazza, ammazzati in volo da piani più su, in garze e tremori con marchi d'autori, bei libri d'ovatta, carissimi fuori, in film alive, belle olive in martini, tutto. Purché non costi ai seri cassieri fino dei tuoi morsi d'amore. Eppure azzardo un fuorisaldo dal mio piano più freddo. Leggo qualche filo, altri occhi d'adiacenza, d'una possibile scienza. Questo bene. È un esempio di certi intrecci, insomma, tra tempo presente, passato, io e l'altro. Sì, la poesia è dell'83. È dell'83. 83. E una cosa che posso notare, senza allungare troppo il brodo, è il lavoro che tu fai, un po' erede della parte sperimentale della poesia italiana, sulla parola, sul suono e sulla materia della parola. Cito: ma fatti una pizza, goditi la vazza, ammazzati in volo. Cioè c'è una serie di consonanze, appunto, assonanze quasi provocatorie, no? Dal punto di vista fonosimbolico, quasi dure al linguaggio, appunto, che provocano il lettore, attualmente in chiave qui abbastanza polemica, ma al tempo stesso ludica. Questa parte un po' la abbandonerai dopo. Veramente andando un po', credo io. Intanto per cominciare, siccome parliamo di Milano, quest'altra poesia che parla di Milano, di presente e passato. Signore mie, oh quante volte fare per altre vie la stessa strada, cercando nel passato una strada dal presente al futuro. Ti ricordi, mia signora, che gare di baci, carsi, scintille arse e perse nel vento, le cosce tenute come portafogli ricolmi, intenti a non lapidare quel capitale di sogni e miracoloso nel ventre. Ti ricordi, mia signora, il cammino fatto per cercare quel punto, fatto sempre di punti dell'intento di ricominciare da capo? E che fatica, disperazione e premio, prima e dopo quel punto. Che signora era allora Milano? Calda e coi capelli nel vento, una barca alla ricerca del largo, schiaffeggiata dall'acqua e baciucchiata dal sole dopo i massacri recenti della guerra più oscena, tra buchi nel ventre, topi sommersi, volti riemersi. Entrare in un bar allora era come cucciarsi in un angolo curvo dell'arca, ruotando gli occhi e quel bicchiere su una voce giurando riflessa. Stavo con te, scorrevamo nel sogno, i sogni belli del dormiveglia in quell'alba rosata del dopoguerra, che aiutava certo a danzare sul mare, cupo di fame e di attese gonfiate. Così poveri e ricchi, così poveri e ricchi, come noi su questo letto.
Bene, bene. E mentre intanto saluto Moreno che si è affacciato e non sapevo, apprendo da Laura Salandin che saluto che Leonetti era il suo professore. Leonetti, grandissimo personaggio, era il mio professore di estetica all'Accademia di Brera. Non lo sapevo questa cosa. Scusa Roberto, volevo ricordare anche la moglie di Leonetti, che insomma è stata anche, è una grande saggista, Eleonora Fiorani. Anche lei si è occupata di me, insomma. Prima di andare su questa poesia che vorrai leggere tu, piuttosto cruda, comunque piuttosto abbastanza forte, Memorie del futuro, questo titolo qui, volevo soltanto dire, a proposito della poesia precedente, che c'è una cifra ricorrente nella poesia di Vaccaro, soprattutto nei primi libri, fino a Sid, cioè c'è questo filone rosso che ha a che fare col confronto presente-passato e con un pizzico di nostalgia per l'Italia com'era. Almeno io così la leggo naturalmente in te. Cioè tu non sei un futurista, al massimo potresti essere accusato di essere qualcuno che naturalmente ha lo sguardo un po' rivolto al passato, sempre in vista di una rivoluzione possibile, un po' utopica. Devo dire questo perché io ho scritto in una parte che riguarda proprio, credo, la casa sospesa, che tu sei, tra virgolette, un contadino del linguaggio. Cioè, praticamente il tuo modo di poetare è un po' un dissodare la terra, no? Come se avessi un vomero anziché la penna, no? E quindi scavi e ti piace anche dissodare l'arpa, cioè tratti praticamente il linguaggio come materia e come terra, no? Ma questo a fianco dell'altra componente che dicevo, a volte c'è un filo di tristezza nostalgica per una naturalezza che era quella, non dico dell'Italia degli anni 50 e 60, però ogni tanto quell'Italia praticamente emerge con questi versi che sono un po' stavo con te, scorrevamo nel sogno, i sogni belli del dormiveglia in quell'alba rosato del dopoguerra, che aiutava certo a danzare sul mare. Ecco, ci vedo questa componente, non so se sei d'accordo, Adam. Uno degli incroci che a me interessano è, da un lato, procedere nella costruzione autopoietica che dicevo all'inizio, ma senza questo non è possibile questo lavoro, senza una scavo, utilizzo la metafora che tu hai ricordato dell'aratro, col fine di smuovere e promuovere un moto, un movimento di riflessione critica, di pensiero critico sul presente. Perché una delle cose che mi ha spinto a creare Milano Cosa è questo, vedere una tendenza alla disgregazione, come ho detto nel momento in cui abbiamo ricordato i 20 anni di Milano Cosa, da un lato questa tendenza alla disgregazione, al distacco tra soggetto singolo e comunità, per cui anche l'identità singola crolla se non si riconosce nell'identità collettiva. Se si crea questa rottura, questa frattura, che oggi è ancora più grave, secondo me, nell'immediato dopoguerra non c'è nessun sogno e moto nostalgico da parte mia, però c'era una maggiore possibilità del singolo di riconoscersi in una comunità. Poi magari con un senso critico, perché c'è stato il 68, eccetera, eccetera. Però si partiva dalla possibilità di condivisione maggiore. Oggi la tendenza più preoccupante per me è quella di una somma di tanti io che non fanno comunità.
E questo è valido sia a livello socio-economico e sia a livello anche di comunità letteraria. La comunità letteraria è colpevole, per me, del fatto che non è riuscita ad affermare e a realizzare un senso di società letteraria. Non esiste. Esistono delle incrostazioni di potere di alcuni che si sono inseriti nel sistema editoriale, ma tutto il resto è completamente frantumato e staccato. E quindi io, nella mia anomalia, nel mio piccolo tentativo, cerco di far riflettere su questo. Poi ci si riesce, non ci si riesce, non ha importanza. Io lo devo fare perché solo così io vivo, capisci? Questo è l'obiettivo. Altrimenti mi sento già morto in piedi, insomma, no? Capito? Se mi arrendo a quella situazione che in tanti vivono rincorrendosi l'uno con l'altro piccoli spazi di visibilità di qua o di là, ma sono tutte cellule e atomi che non fanno un corpo, non fanno un corpo né sociale né culturale. Almeno negli anni 60-70 avevamo degli esponenti che avevano le palle, scusate il francesismo, di contrapporsi al pensiero dominante. Oggi vige solo il pensiero dominante e stiamo andando verso una forma oligarchica della realtà che passa così sulla quale noi siamo, secondo me, non solo la popolazione, ma anche gli esponenti della cultura e della creatività, in linea di massima, prevalentemente, sono passivi. Questo quindi i testi sono, da un lato, non c'è nostalgia, c'è il desiderio di trovare delle fonti per riprendersi in mano la vita che sfugge. Oggi la vita sfugge, siamo diventati solo dei numeri sempre di più. Questo, scusa, se sono stato un po' lungo. Il discorso che si ricollega a quello della peggiore scommessa dell'intellettuale moderno, che è quella di essere imprenditore di se stesso. Cioè, facciamo a essere imprenditori? Come intellettuali? O siamo in rapporto agli altri intellettuali, al mondo? Oppure è inutile che vogliamo essere self-made men? Il farsi da sé come intellettuale non esiste. Io a volte rimpiango i tempi in cui l'autore, nei tempi del Medioevo, non esisteva, cioè non aveva né nome né cognome, era l'autore, cioè colui che faceva crescere le cose, da augeo, ma non è che ci metteva l'etichetta del nome, ecco, e quindi del proprio orgoglio e del proprio autoreferenzialità. Insomma, e quindi sono molto d'accordo. Allora, questo Memoria del futuro, che a questo punto leggi tu, credo, è appunto, con questo ossimoro, Memoria del futuro, molto molto bello, ha a che fare con Auschwitz. Questa è nata con un'antologia che è stata poi realizzata in Toscana insieme a Fausta Squatriti, con alcuni autori dedicati al giorno della memoria. Però qui il giorno della memoria, per me, c'è una critica implicita in questo testo che leggerò, anche a come viene utilizzato il cosiddetto giorno della memoria. La memoria è rivolta solo a una delle forme di barbarie che la storia ci ha offerto anche recente, ma anche nell'epoca recente noi abbiamo tutta una serie di barbarie che vengono completamente dimenticate. Quindi in questo testo dico, faccio riferimento, cerco di sollecitare una riflessione su questo. La cenere dei fumi di Auschwitz, così bianca e viola, infine rossa, batte,
batte dentro al cuore come blatta, che non volerà, rimarrà a rodere tra questi ruderi, nutrirà il nostro sangue nero, sconfinato, insaziabile, non si fermerà, vorrà sfamarsi di ogni sangue vittima, diventata cenere, deporla nelle mani di Cerere, a farne messi di una terra non più prona a poteri e follie di ieri e di oggi, che sappia pesare sulla stessa bilancia ogni grammo di carne umana, rossa, poi viola, infine bianca, offerta al Dio di tutti i popoli, di tutte le terre, ricche, povere e senza privilegi né figli prediletti, di una terra non più crocifissa da confini e tavole imbandite da eletti, assediate da cumuli di blatte, affamate, impazzite, se questo è un uomo. Bene, bene. Dopodiché questa prima... Io chiuderei, però questa la vorrei leggere perché è collegata con Milano Cosa. È uno dei testi che è nato con negli intrecci realizzati con Milano Cosa. Questa poesia parla di Milano attraverso un'esperienza, la lunga esperienza che noi abbiamo fatto con Quinto Cortile, no? E quindi memoria, presente e passato, però attraverso quelle esperienze che abbiamo, quelle 100 esperienze che abbiamo realizzato con Milano Cosa. Quinto Cortile è una delle dei luoghi storici di promozione dell'arte di Milano, e con la quale abbiamo per 15-16 anni, poi è arrivato il Covid e ci ha spazzato via pure questo, insomma. Ogni anno a giugno facevamo un intreccio tra artisti, poeti e musicisti, e dall'anno scorso non l'abbiamo più potuta fare, insomma. Ogni anno con una tematica. Questo testo è del 2006. Milano infila tunnel del metrò per rincorse di istanti veloci che sommati fanno un niente, per farne montagne di macerie tra sogni di un perduto verde e incanti di incontri che a settembre fumavano salsicce e bandiere rosse, parentesi in attesa di ragazzi bravi a fare il gioco delle coppie con siringa. Milano ora fila sogni disfatti su uno spiedo sapiente che cucina mucchi di denari, ricchezze povere di dolori e pensieri. Milano infila però ancora cortili uno dentro l'altro, che ritrovano in fondo ancora visibile il tempo. Bene, e questa su Milano Cosa, che insomma, tra l'altro io l'ho letta proprio ricordando questa fuga di cortili molto scenografici, no? Sembrava di entrare dentro, non so, un pantheon della cultura attraverso i vari cortili. E questo era il quinto. Quante cose si sono fatte lì, e forse non solo con Milano Cosa, era veramente non so se è ancora attivo Quinto Cortile. In qualche modo, con difficoltà, poverini, insomma, purtroppo sia Quinto Cortile che altri luoghi cercano di difendersi, di resistere. Certo, se posso inserirmi. Sì, per dare una notizia, hanno fatto una specie di mostra collettiva, ma raccontata in streaming, insomma, una cosa così. Sì, una piccola iniziativa come stiamo facendo noi anche adesso, ma
interessante, come spesso hanno fatto loro, ma insomma non ha prodotto risultati di altro genere, insomma, ecco, nemmeno contatti di altro genere, insomma. Vabbè. Nel 2007 Adam Vaccaro ha scritto una cosa per un saggio, un intervento, per un incontro alla Casa della Poesia di Milano, che si intitola Presenza Reale e Virtuale. Praticamente la realtà all'interno del discorso sulla realtà della rete. Praticamente Vaccaro, che come tutti noi è tra i poeti e gli scrittori storditi da quello che sta avvenendo dal punto di vista della realtà virtuale, del rapporto realtà virtuale reale, ecco, si confronta con questo problema e con questa scommessa per i poeti, e non solo per i poeti, un poeta all'interno di una realtà che tende a travolgerlo come poeta e come cittadino. Possiamo ricavare qualcosa dalla realtà virtuale che ci sta appunto avvolgendo dal punto di vista della letteratura? Cioè, la realtà virtuale telematica nuoce al letterato o può essere invece un'occasione, no? Come dicono gli ottimisti liberali, per rendere ancora più ricca la bellezza, il patrimonio? Che tipo di linguaggio naturalmente può scaturire da questi che dovrebbero essere degli strumenti, no? Come diceva Galimberti, invece sono dei fini e si comportano rispetto al linguaggio non come degli strumenti per scrivere queste condizioni, ma come proprio degli scopi, dei fini, e quindi e qui c'è il Vaccaro, appunto, chiaramente polemico, che però in certi sembra che faccia trasparire in certi brani la necessità per noi letterati di adattarci un pochino a questa realtà e di prenderne quello che la realtà può dare, anche attraverso Zoom, questo strumento qui, per esempio, no? Che farà schifo a qualcuno, però in questo momento ci permette almeno di incontrarci. Allora lui dice che sostanzialmente questa realtà virtuale, intanto, come voi sapete, può danneggiare l'incontro. Intanto danneggia l'incontro fisico, ancora prima della epidemia. Poi scompare il privato che si fonde nel pubblico, praticamente la soggettività si squaglia in nome però, cioè, a fronte però di una solitudine sempre maggiore. L'azzeramento dello spazio e del tempo, e però c'è la condivisione della conoscenza. Per esempio Wikipedia potrebbe essere inteso come un ottimo strumento di condivisione della conoscenza, anche se odiato anche dagli esperti, anche Wikipedia. Per cui Roberto, sarebbe un discorso troppo lungo, io cerco di dirlo in tre parole. Noi su questo fronte siamo completamente arretrati rispetto a una coscienza adeguata. Ma dico noi come, non so, come popolo in generale, ma anche noi intellettuali. Cioè, ci sono alcuni libri che cominciano, che lo sottolineano. Noi attraverso queste realtà virtuali diventiamo merce di dati che vengono acquisite da queste grandi organizzazioni che operano nel virtuale. C'è un libro che ho letto da poco, Il capitalismo della sorveglianza, in cui dice: quando qualcosa non ti costa nulla, vuol dire che la merce sei tu. Sappiamo cosa sta succedendo in qualche modo, però la realtà viaggia più veloce di noi, della nostra coscienza, della nostra capacità di comprensione del fatto che noi siamo fonte di dati che vengono utilizzati da altri a nostra insaputa. Allora, vabbè, questo è un discorso troppo lungo che adesso qui non si può fare, però
da questo, visto che tu hai toccato l'argomento, anche se lo utilizza in maniera un po' sarcastica e con una modalità ben diversa dalle poesie che ho letto finora, anche questa è collegata a una iniziativa con Quinto Cortile, uno degli anni in cui abbiamo fatto, e era intitolata Con trattino divisioni. E leggo questa poesia che io ho inserito in quell'occasione. Mi telefona Tizia per dire di un'app e di condivisioni di un fantastico like in Facebook. Intanto mi arriva un WhatsApp video di una pubblicità con Riva di un genio che beve una sbobba e là là fa faville e scintille, diventa un toro scatenato, un perfetto idiota che si avventa nel fango su un maialino imboccato. Con un biberon mi arrendo a mettere una faccina gialla che ride in risposta alla nausea che sale, ma mi stoppa il refrain dello smart più light del biscotto del fornaio paraninfo che alla tele ammicchia e accompagna sapiente ogni credulità bambina al suo mulino bianco. Dove non si sente il grido di milioni di morti di fame tra fraterne condivisioni e finzioni che non pagano pegno su api e rapine e accorati appelli alla bontà, alla civiltà, alla libertà, tra applausi di delinquenti e calcoli finanziari. Ma sì, facciamo un bel ammasso di fratelli in guerra, nemici disperati e spremuti fino all'ultima goccia di lacrime prona e pronta a offrire lavoro in cambio di sbobba garantita da riforme necessarie a far crescere un cavallo scosso dall'acqua di un mare di barbarie e fremiti di morte. E intanto scorre in TV il SUV più trendy su sassi e asfalto libero da code e ostacoli in un flu d'infinito. A portata di mano, senza più ansie, miserie, orrori e menzogne dei B e R di turno, mentre riemerge il pensiero del like di Tizia, ma mi salva il wireless in tilt che libera l'occhio alla ricerca di una cosa, una poesia che sia un coltello impietoso che divida il male e il bene delle nostre vite con una lingua sfuggita a questa rimbambilandia, all'importanza di depilarsi, vincere sul sudore e perdite di urina, deodorarsi e profumarsi, una lingua aliena che sappia ancora dire di me e di te. Io chiudo e vorrei sentire qualche poesia magari letta da voi. Sì, intanto leggo io prima, poi magari tra poco interviene Simone. Chiudendo questo argomento sul rapporto fra noi e naturalmente il virtuale, la realtà appunto virtuale, c'è questa poesia che si intitola Google il nome di Dio. Google il nome di Dio. E fa parte delle tue poesie più graffianti, no? Ironiche, sarcastiche. Fa parte del nuovo libro che ho predisposto. Ah, bene, bene. Allora, e questo titolo dà il nome anche al libro. Ah, bene. Infatti non è una poesia teologica, anche se parla di nome di Dio, ma è la teologia di Google. Ossia il Dio nuovo è appunto questo qui. Per cui se uno non leggesse il titolo, potrebbe pensare che sia una preghiera. Mi ha fatto ricordare, se posso permettermi questa boutade, una gag di Dado. Dado è un cabarettista che traveste tutte le canzoni, uno di Zelig, no?
che a un certo punto, imitando quel canzone, quel cantante romano, aspetta no, toscano, che ha scritto una canzone che si intitola Vaffanculo, praticamente ha tradotto Masini, insomma, questa canzone che, in cui mandava a quel paese tutti, ha tradotto il tutto con un testo che si intitola Vaffan Google. Vaffan Google, ecco, no, non l'ho sentito. Che è dedicata a Salzarulo. Sapete chi è Salzarulo? Quello che risponde a tutte le vostre domande, se avete, è il più importante blogger italiano, che risponde a tutte le domande, se avete qualche domanda su Google oppure su qualsiasi cosa tecnica, qualsiasi problema tecnico. Allora, la poesia di questo, che non è Vaffan Google, ma si intitola proprio Google, il nome di Dio, dice così: venite a me, fanciulli, datemi le vostre parole, i vostri segreti, i vostri cuori, che io li custodirò in un luogo sicuro e sconosciuto, che nemmeno voi raggiungerete mai. Ma credete in me, solo in me, siete al sicuro, nel luogo più puro, intangibile e irraggiungibile, e chiudete gli occhi ora. Abbandonate le ansie, come una scia che segue dispersa la mia nave del vostro futuro. Neve bianca, disciolta nel blu. E dormite, potete ora dormire, tranquilli. Ecco, e quindi questa è la poesia su Google, che insomma non ne merita tanti, ma è l'ultima di questa sezione che avevamo preparato. Allora, poi a questo punto c'è, ecco, possiamo coinvolgere Simone anche per cambiare voce, e sì. salto un po', perché gli argomenti erano, adesso arrivava la teoria tua della terza riva, che però può essere collegata a quella della adiacenza, poi la casa sospesa, ma più che altro perché era un ricordo mio di quello che avevo detto. E a questo punto, all'interno della casa sospesa, se non sbaglio, c'è una bellissima poesia, questa l'ho trovata anch'io, carina, che è piaciuta anche a Simona, e la leggiamo. Si intitola Bianche lenzuola, e a che fare, credo. Scusa Roberto, questo vorrei, all'interno della mia ricerca autopoetica, della mia identità, Se Milano Cosa, la ricerca teorica, la prassi poetica di decenni, degli ultimi decenni, sono, non so come dire, sono dei pilastri o dei rami, cioè al centro, all'inizio, c'è una radice di identità che è quella che tu hai citato, molisana, di Bonefro. Certo. E questa poesia fa riferimento a quella realtà. Certo. Proprio per questo che ci ha colpito particolarmente, perché poi le radici ci rendono quello che siamo, no? Cioè, esatto. Definiscono. Ma, racconta, a partire da quella realtà, racconta anche la storia dei decenni successivi. Certo, certo, certo. Bene, leggiamo Bianche lenzuola. Bianche lenzuola stese al sole, così tanto accecanti da farsi ali di un'anima che cerca se stessa e nuova linfa di vita, ali lievi su cardi e rovi secchi che resteranno quadri bianchi, pagine da riempire tra suoni di voci perse, ruscelli e uccelli, un candore che si farà misura di ogni nero che accerchierà il cuore, irto custode di equilibri sempre persi e ritrovati, lenzuola bianche avvolgenti, il bisogno di donare al presente il passato per farne l'atto e alimento d'ignoto futuro. Poi quelle estati abbagliate vennero assalite e sorprese da un altro sole, un sole spietato che incalzava e faceva andare oltre mille andate e pochi ritorni, da una stazione che gelava la fronte, il ventre e il cuore, e sulla bocca sorrisi schivi di chissà mille Ulisse, Peppino e Nicola, come gocce e rivoli portati via da quel punto diventato nulla su un treno che spalancava il mondo,
e che scorrendo tuntava nel petto di Ulisse tonfi tranquilli, ali alzava dondolante e fumi su rami di memorie e canzoni. Beh, qui ci sono due belle immagini, secondo me, che una la cito: un candore che si farà misura di ogni nero che accercherà il cuore. Con questa, praticamente nel bianco della lenzuola c'è l'energia, come dire, vergine, bianca, di un'infanzia che dovrebbe poi propagarsi, no? Anche nell'età adulta. Oggi c'è la riscoperta dell'energia dell'infanzia non come stato della vita, ma come stato perenne della vita, no? Ne parlava, l'altra volta ho sentito la presentazione che Massimo Ricalcati ha fatto del suo libro su Sartre, e si parlava di questo, proprio della potenza dell'energia dell'infanzia come non uno stadio della vita, ma come una virtualità che tu devi portare fino agli 80 anni, anche di più. Qui Roberto c'è il discorso del bianco che, ricordo, è il frutto di tutti i colori, cioè c'è la totalità dietro al bianco, insomma, no? E c'è il colore, se vogliamo, dell'anima, oppure anche della profondità dell'inconscio, della nostra fragilità, no? Se non cerchiamo di raggiungere questa fragilità profonda, che è benché irraggiungibile, noi non creiamo alcunché. È la radice profonda della nostra creatività. E alla fine leggerò una poesia che fa riferimento a questo moto, senza il quale noi non troviamo l'energia vitale profonda per costruire non solo qualcosa di creativo, ma anche ritrovare proprio quell'energia di rinascita profonda. Sì, sì, infatti c'è una poesia che assomiglia a quella, che è immagini di bianco e luce, che Simone ha preparato, vero? Che fa parte sempre dello stesso clima, no? Sì. Sono fra le poesie forse più ariose, no? Che tu, Adam, abbia scritto. Sì. Cioè che sanno di aria, di luce, di terra anche, naturalmente, di sole. Certo. La leggo? Sì. Immagini di bianco e luce, suali e resistenti nella carne, che riportano alla prima fonte mai perduta di vita. Campi di neve al sole che una coperta ponevano tra fame del presente e futuro promessa sotto la neve e pane. Affido a voi l'assolo di questa terra che cerca ancora testarda rinnovati padri e madri al crocevia tra questi sassi chiusi e proci con folli Ulisse e mille Penelopi nere che sanno i lampi e canti, i riti e miti d'amore indomiti che coltivano ancora semi. Sì. Il posto dei semi, insomma. Certo, e che poi c'è la tematica anche ancora dei semi. Comunque, non è la prima volta, non so se avete ascoltato, che Adam Vaccaro cita la figura di Ulisse, no? Che in questo caso possiamo... Torna. Che comunque la mitologia è molto presente infatti, nella poetica italiana. Ci sono alcune poesie come... Però voglio specificare che Ulisse, che è il filo portante del mio SIDS, Ulisse senza nessun rammarico nostalgico cerca di tornare a Itaca per ritrovare energie di rinascita, non per fare chissà che cosa, insomma, no? Non per nostalgia. Però no, la tragedia del mondo contemporaneo è che Itaca è completamente distrutta, quindi non può tornare a Itaca. Cioè, e quindi è un viaggio bloccato che può essere rifatto solo al proprio interno, nella propria profondità. Trovando Itaca magari in frammenti di altro genere, insomma, no?
Sì, anche perché la conclusione dell'Odissea, quanto come diceva Paolo Mieli una volta, è quella per cui a un certo punto Ulisse riscappa di nuovo. Cioè non può stare con una Penelope invecchiata, non può stare con un figlio che comunque non gli appartiene più, non può stare con un'isola che lui deve, oltre al Nostos, al ritorno, deve andare sul, cioè, insomma, sulla ripartenza. Ulisse... Questa è la contraddizione, scusami, il paradosso della poesia, perché la poesia senza Nostos non c'è. Cioè senza l'energia del ritorno per proseguire nel ciclo della vita e delle rinascite senza fine, però non ha niente a che vedere con la nostalgia. Certo. Sì, 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 no, appunto, è bello che quello che tu hai detto è un ricaricarsi. Infatti l'infanzia è energia, non è la tomba. Bravo, come in Foscolo. No? Per Foscolo, ecco. Ricordate, no? Appunto, a Zacinto. È chiaro che... E in sintesi c'è una poesia dedicata a Foscolo proprio, a Giacinto proprio. Bene, bene. Foscolo è uno dei miei punti di riferimento, insieme ovviamente a Leopardi. Diciamo che la patria non ci basta, se la patria è tomba. Sì. Bene, allora andiamo ancora, abbiamo 20 minuti, cerchiamo di gestirli bene perché avremo tante cose da dire, la tematica... Lascio scegliere a te, appunto, Adam. Allora, noi dobbiamo affrontare la tematica della terza riva, la tematica dei semi, se vuoi, dei seeds, se vuoi anche la tematica della casa sospesa. Ma guarda, io tenderei a avanzare magari qualche, perché mi piacerebbe sentire qualcuno, certo. Se fosse possibile. Mi piacciono gli scambi e quindi tenderei insomma a sintetizzare il più possibile. Da un lato la casa sospesa, dico in tre parole, la poesia se non ha qualcosa di irraggiungibile non è poesia, perché se coinvolge l'es non è mai raggiunto, non è raggiungibile mai completamente, no? E quindi Però nella poesia c'è sempre un senso di inesplicabile, di imprendibile, insomma, no? Però un conto la sospensione relativa, per cui dopo si moltiplicano i sensi, dopo magari qualche rilettura, eccetera. Un conto i testi, tanti testi della poesia contemporanea in cui non riesce a cavare un ragno dal buco. Cioè, una sospensione... che rimane in eterno per me è una testualità che io chiamo di dominata solo da certe forme che ahimè hanno scopiazzato certi pseudo maestri e che però diventano forme di ideologia del testo, insomma. A me non interessa l'ideologia del testo, interessa qualcosa che si muova, che ti faccia muovere e che ti faccia oscillare tra te e il contesto e alla fine ti regala un momento in cui, non so come dire, De Palchi diceva qualcosa che si muove, se un testo non si muove non è poesia. E attraverso questo moto tu raggiungi però un attimo, quell'attimo, come diceva Platone, di infinito, in cui avverti la magia di perdere e insieme ritrovare te stesso. Quella congiunzione, senza termini, tu ti occupi di filosofia, sai benissimo cosa intendo, in cui... diciamo, quelle che io chiamo orgasmi mentali, di riunificazione sia pure fragile e momentanea della nostra totalità. Magari è illusorio, però è importante viverli, quei momenti, perché ci ricaricano, ci ridanno quella ricarica di vita che dicevamo prima. Certo, un'altra tematica è quella della resistenza, che prima appunto abbiamo praticamente citato e che qualche critico ha
ha nominato a proposito della tua poetica. Al di là del fatto se si tratta di poesia civile o comunque di insomma, sociale, eccetera, eccetera, però alla Resistenza, in maniera collaterale, è dedicata una poesia che a questo punto, se vuoi, faccio leggere da Simone, che è dedicata alla mamma di tua moglie. Ecco, sì, desideravo questo, mi fa piacere che la legga Simona. Sì, ci tengo molto, anche perché chi mi conosce lo sa, io ho un 50% ligure, quindi da parte materna ho una storia proprio partigiana. E quindi sì. Ecco, scusate. Voglio dire, questa mia suocera è morta l'anno scorso, non per il Covid, aveva quasi 100 anni, è stata la prima giornalista donna della RAI e insomma è stata anche staffetta della Resistenza, per cui diciamo io do le parole, quando è morta mi ha, questo sono quei fenomeni strani, mi sono svegliato alle 5 del mattino e mi ha cominciato a fluire queste parole come se parlasse lei. È un bel omaggio, è una bella figura. La leggiamo? Sì. Lettera di Vilma. Ciao cari miei. Ah, che viaggio è stato per me, pieno di ardori tra i tanti freni. È questo solo che ora ricordo, mentre corro libera in una immensità che non immaginavo nemmeno. Nei miei più furenti andirivieni in bicicletta sonante, come una bagnarola, ridacchiava mamma. Mamma Nerina, lumandomi accaldata nel suo forno davanti alla bresa che avvampava il pane, e un po' anche me, dicendo va là, che rivi come un'oca affannata all'alba. Ah, quell'alba rinata, come il Natale di primavera degli anni 40, dopo la cacciata di topi e tedeschi, a caccia di noi, che cantando bella ciao, gridavamo viva la patria e nascondevamo armi e salami e formaggi in cunicoli che solo noi sapevamo resistenti, con quel vento dentro che ci ha guidato fino a questa palude senza guida e senza idee e virata di vita e colma solo di 1000 invisibili virus. A voi spetta il tempo di inventare un vento capace di liberare l'aria e i vostri cuori spersi. È difficile come per noi allora, in quel tempo così lontano, eppure per me è ancora così vivo, che mi dà ancora il fiato di dirvi forza, la vita è ancora vostra e sta sola nelle vostre mani. Solo questo è il regalo che mi aspetto, bei burdeli, mentre volo libera in questa terra immensa e nuova, come in quell'alba rossa di Romagna di tanti anni fa. Bene, grazie Simona. Beh, la poesia è commovente. La sento molto. Per vicinanza di storia familiare. C'è un intervento di Moreno. Intanto invito chi vuole, abbiamo solo 10 minuti a dire qualcosa. Sì. Moreno scrive: i sentimenti che scaturiscono dalle poesie appena lette e che condivido in toto certificano il fallimento della nostra civiltà. Un tempo si è chiuso, un'altra era è iniziata. La tecnologia la fa da padrona. Uomini malvagi e stupidi saranno i protagonisti. A me tocca parlare ai giovani. Moreno insegna, come il sottoscritto, e istruirli. Ma raccontare cosa? Raccontare cosa? Tramandare la memoria è fondamentale. Scusa Roberto se ho scritto questa cosa, ma ci tenevo perché volevo dire due cose. Intanto c'è molta Milano in quello che ho sentito stasera, ed è una cosa che io non conosco, perché vivo da tutt'altra parte. Ed è mi ha colpito il fatto che Adam abbia anche trasmesso un sentimento di una Milano che non c'è più, che era una Milano
che si poneva come una comunità dove potevano nascere anche grandi cose. E allora mi chiedevo chi è nato a Recanati, ad esempio, che sentimenti potrebbe aver scaturito, nel senso che chi vive in provincia magari ha altri punti di riferimento. E quindi anche qua il discorso sarebbe troppo lungo. Quindi anche Milano probabilmente ha perso quella capacità di essere un modello di riferimento che lo era già al tempo degli illuministi. Io ho fatto una scelta a parte scrivere e a parte lavorare a scuola, che è la cosa che mi piace di più, stare con i ragazzi, e alla fine qualcosa da raccontare lo trovo ogni giorno. E poi mi sono, forse anche per un discorso mio personale, regalato quello che è un po' un isolamento. Ho dalla mia la fattoria, la montagna, i campi, e quindi prima Roberto tu parlavi di tagliare la terra. Ecco, io un'ora fa ero nel mio vigneto e tagliavo la terra e la rivoltavo, le zolle, e parlavo alle viti, tanto che ho pensato di dare un nome ad ogni mia vite. Sono 50 e le voglio proprio come fossero degli animali, le voglio proprio chiamare per nome. Quindi ecco, è un qualcosa che io mi posso permettere, quello di vivere da solo per certi momenti in mezzo alla natura. Però forse anche questo è una rinuncia, non lo so se sia una scelta giusta. È bello, bello. Quello che hai detto è bellissimo. Risponde a quello che dicevo all'inizio, cioè la poesia è quella che cerca di dare il nome alle cose, insomma. Perché noi senza lingua non siamo. Ma la lingua deve servire a connetterci. Noi, quando scriviamo, non possiamo illuderci che quello che scriviamo è la realtà o la verità, eccetera. È un'altra cosa, è sempre diverso. Però l'importante è che faciliti degli scambi di energia tra quella scrittura e tutto l'altro che c'è al di fuori di quella scrittura. L'importante è questo qua. E questo può essere possibile solo nella misura in cui noi attiviamo, siamo capaci, a cominciare dalla scrittura, ma anche dagli atteggiamenti dei singoli, di interscambiarsi, attraverso mille modi, insomma, no? Tutti i modi possibili. Purtroppo questo circuito energetico spesso rimane un po' inaridito proprio dal fatto, prima di tutto dal fatto che se si moltiplicano degli atteggiamenti egotici, individualistici, questo è un primo ostacolo a creare questa dinamica di vitale, questa dinamica vitale. Quindi io da parte mia è quello che cerco di fare, che ho cercato di fare in tutti i modi, nella misura in cui ci siamo. Roberto dice che abbiamo lasciato dei semi, io dico sono forse più critico e pessimista, però non me ne frega niente. A un certo punto ho fatto quello che ritenevo vitale per me di fare, e così ho vissuto meglio alla fine della fiera, insomma. Certo, e se la poesia è linguaggio per Vaccaro e resistenza, come diceva lui tra l'altro nel primo libro, dice nella vita, la vita nonostante, diceva la vita è resistenza a tutto ciò che la nega. Un po' come io dicevo prima, la scrittura è come il vomere nella terra, ma se la terra non facesse resistenza al vomere, il vomere non scaverebbe niente. E così è la scrittura. Finché ne abbiamo qualcosa contro cui resiste, ovviamente abbiamo anche qualcosa da scrivere. E infatti la depressione molto spesso si consuma nel non avere più nulla da dire, più nulla da scrivere. C'ho degli amici che naturalmente si stanno deprimendo sotto la pandemia e stanno rinunciando a tutto, anche a quello che è una delle cose più belle, la bellezza, l'arte, appunto lo scrivere. Ecco, e Adam appunto diceva, premessa la resistenza per la progettualità di un obiettivo più umano e sia pure utopico. Ecco, dico utopico perché adesso c'è un intervento di Mereu che leggo, che è utopico rispetto alla barbarie contemporanea, la scommessa lungo i 20 anni di Milano Cosa. Allora, io
Adam ha organizzato un bellissimo, cioè, devo organizzare un incontro alla, alla sala del Grechetto per i 20 anni di Milano Cosa. Questo incontro non è stato possibile celebrarlo lì e lui ha chiesto agli amici, ai appassionati di Milano Cosa e tutto il resto di fare dei filmatini che ha messo su, su internet, e anch'io ho fatto il mio film. Ma io a un certo punto ho detto una cosa ottimistica su cui lui invece non era d'accordo. Io ho detto che i 20 anni di Milano Cosa sostanzialmente sono stati un'esperienza che comunque qualcosa ha prodotto, e si deve quindi dire che la scommessa di Vaccaro, così inizia, la scommessa dei 20 anni di Milano Cosa in qualche modo sia riuscita. Lui ha detto: ringrazio Roberto Caracci da qualche parte, ma non sono d'accordo che la scommessa di Milano Cosa sia riuscita. Quindi io sono stato molto più ottimista e forse anche troppo. Adam, perché non è riuscita la scommessa di Milano Cosa? Ma io mi auguro che tu abbia ragione, cioè io non ho la verità in tasca da sempre. Uno dei criteri fondamentali dell'atteggiamento costitutivo di Milano Cosa è socratico, sapere di non sapere, quindi di umiltà, per cui solo così si può cercare l'incontro con l'altro. Oggi come oggi tendo a essere onestamente più pessimista, perché io credo che noi siamo solo all'inizio di un'altra epoca che è cominciata con questa pandemia e che viene utilizzata dai poteri in atto, non voglio dire né forti né deboli, questi sono dei delle persone, delle forze terribili, perché quando declamano che questo processo è irreversibile, cioè io ricordo, vorrei ricordare a questa gente qua che Hitler diceva che il suo regime sarebbe durato 1000 anni, è durato pochi anni, no? Quindi con questi questo hubris, cioè questi deliri di onnipotenza di voler comandare e unificare come in maniera passiva tutto il mondo, insomma, io spero che le resistenze vitali resistano, perché oggi come oggi vedo una tendenza crescente, soprattutto grazie anche a questa pandemia, che non è che per carità, che nessuno si permetta di negare alcunché, ma vedo da parte mia, ma non solo da parte mia, da parte di osservatori acuti, il modo in cui viene utilizzato. E quindi diciamo che tende a frammentare sempre di più il nostro tessuto sociale. Basta vedere la perdita di identità. Io dico di identità, senza identità non si è nulla. Basta vedere la cancellazione delle identità negli ultimi decenni, anche a livello di forze politiche, per cui io oggi come oggi mi sento senza rappresentanti. Insomma, quindi queste sono, sintetizzando veramente in maniera con l'accetta un po' tutta la complessità della situazione, questo è quello che giustifica il mio pessimismo. Però io di questo pessimismo non ne faccio un motivo di depressione o di nichilismo. Ci tengo a sottolinearlo. Io credo profondamente che prima o poi la vita riprenda alla fine se stessa, come ha cancellato regimi che duravano secoli e che sono stati spazzati via. Vabbè, spero che oggi viviamo in una situazione che nega nega l'umano, cioè in tanti modi, pandemia o non pandemia. È cominciato non da adesso, è cominciato da 30-40 anni questo vento ideologico del pensiero unico neoliberista, e sta producendo quello che sta producendo.
Quindi, senti, questo è il motivo. Però io spero fortemente che a un certo punto le energie vitali migliori resistano e riprendano il sopravvento. Ecco, Mereu dice che siamo arrivati alla fine di un ciclo della civiltà umana, dobbiamo partire dalle basi, le utopie. La parola utopia la usa anche Vaccaro appunto ogni tanto, e chi a volte lo ha introdotto. Dobbiamo riscrivere le grammatiche delle nostre relazioni, preparandoci adesso a distanza per renderle concrete quando potremo rincontrarci. È il tentativo di realizzare una comunità, l'abbiamo detto, no? In noi, un noi, anzi un noi, l'utopia più grande di oggi. Adam, te la sentiresti di leggere quella bella poesia finale che mi ha mandato, che si intitola Da qui? Quello volevo chiudere, cioè questa poesia è tutto il contrario delle poesie lette finora. È, se vogliamo, lacaniana, quando io sono per una impostazione più junghiana, cioè la poesia deve creare dei simboli, deve soprattutto essere voce di un soggetto, non è la lingua che parla al soggetto, come nell'impostazione lacaniana. Però io qui in questa poesia parla prima di tutto l'hai messa proprio esposta. Sì. La parte conscia che chiede da dove viene qualcosa che non capisce. E poi c'è la parte inconscia che a suo modo lo dice. Cos'è che suona così insistente e che non sento come vorrei? Forse ancora la tua voce che si muove ora su un filo steso tra due appigli inventati e forse inesistenti, ma insistenti, impotenti, intenti e stenti in te. Ma è da qui, da questo tonfo così fragile fon che dice ascolta, è da qui che partono le tue più intense attese e così insistenti mille canzoni.